un po' sì, già me l'ha detto. Angelo Cervo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno ragazzi, come state? Noi bene, sappiamo che tu hai la febbre. Ragazzi, sì, so la febbre, però pure alta. Sì o praticamente sì? Praticamente sì. Cioè, mi sembrava. Tachipirina Gogo. Tachipirina Gogo, potrebbe essere il nome di un programma. Quanto c'hai? Sì. 36, 37 o 39? 39 ragazzi. Aiaiaia. Le cose o le facciamo bene o le facciamo affatto. Esatto. E quindi tra le allucinazioni della febbre, cosa ci proponi oggi? Ragazzi, ce l'andiamo a Los Angeles, in California. Beckham espulso per aver difeso un bimbo. No, e come è successo? Che è successo? Praticamente stavo guardando la partita di calcio del figlio quando a un certo punto un compagno del piccoletto è stato espulso per aver procurato un calcio di rigore. A quel punto lo Spice Boy è intervenuto e ha detto all'arbitro: dai, non puoi espellere un bambino di 7 anni. L'ha detto in inglese, come l'ha detto? Come on. E questo fate voi, cioè fatelo in inglese e in brasiliano. Però you magari... vai in inglese tu. Come on, you don't boy expel my figlio, brother, come in. Porra, você non può mandare per fora una criança di 6 anni. Oppure viene meglio così. Oh, un ambush for un figlio man. L'arbitro, ovviamente, ha lanciato un'occhiata per dirgli: certo che posso. Si è avvicinato a Beckham e gli ha estratto il cartellino rosso. Ma lui non giocava, però. Era in tribuna. E infatti gentilmente si allontani dal campo di gioco. Per fortuna il cancello era una decina di metri, quindi lui comunque ha potuto guardare la partita anche dall'esterno ed è rientrato una volta per prendere il figlio. Però ragazzi, non si è mai visto espellere un tifoso. No, infatti, solo per il calciatore. E allora? E da allora lui ha giurato che una volta terminata la sua carriera sui campi di gioco indirà una crociata per i direttori di gara che espellono i bambini di 7 anni. Viva David Beckham! Viva Beckham! Bravo! Sua moglie è brava, bravissima anche lei, bravissima lei a prescindere, bravissima, certo, lei sempre ragazzi. Niente ragazzi, mi prendo la mia tachipirina, vi dando un abbraccio grande 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 che praticamente vado di supposta. Un abbraccio a tutti. Ciao Angelo Cervo. Ciao. N2O, un mondo allo stato puro.